Siamo nella chiesa di San Pietro in via Carducci e questo è il presepio meccanico con oltre 180 movimenti realizzato da Loredano Maggi. Quali sono i meccanismi più curiosi? E più curiosi c'è il Magnano, che quello ripara le pentole, si guarda le pentole se sono ancora buone. Poi c'è il gruppo della famiglia che mangia, che beve, tutto così. Ma sono un po' tutti curiosi perché sono tutti, c'è il falegname che gira anche i polsi nel spingere la pialla. Ce ne sono tantissimi, però proprio elencarli tutti, tutti hanno un suo fregio, diciamo, i suoi movimenti particolari. Da quanti anni realizza questo presepe e perché ha cominciato? Allora, ho cominciato perché me l'aveva chiesto Don Carlo Brugnoli più di 30 anni fa, diciamo, 30 anni fa. E me l'aveva chiesto lui e allora ho cominciato a farlo, prima non l'avevo mai fatto. Ho cominciato a farlo sui suoi suggerimenti, poi mi è piaciuto, è diventato un hobby, diciamo, fare queste cose qui. Ed è totalmente una passione perché lei di lavoro fa tutt'altro. Tutt'altro, io sono responsabile di un magazzino, magazziniere comunque, e questa era un hobby, diciamo, l'elettronica e la meccanica mi è sempre piaciuta e allora l'ho applicata per fare anche il presepio. Ecco perché ci sono tante competenze che si incrociano in questo presepe, dalla meccanica all'elettronica. Sì. Ci spiega come si realizza un presepe meccanico di questo tipo, cosa utilizza? Allora, io utilizzo tutto il materiale che viene dato, diciamo, da cestinare, no? Ci sono delle persone che della parrocchia comunque, che prima di buttare via il materiale me lo portano. E quando me lo portano io lo smonto, recupero pezzi che potrebbero secondo me andare bene per creare queste figure, diciamo, questi particolari qui, e li smonto e poi butto via il resto e mi ammucchio questo materiale che viene utilizzato per fare questo qua. Praticamente non compriamo niente, ma è solo materiale di recupero che utilizzo. Le statue si muovono tramite delle leve, delle molle, dei fili, ed elettricamente, praticamente delle schedine elettriche che costruisco sempre io, che mi faccio io, ecco, in base a quello che ho bisogno di fargli fare, mi faccio la schedina elettronica.